Fai buonissimi biscotti, ma non sai mai come confezionarli per regalarli al top? Ho io la soluzione che fa per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, in un video davvero speciale, un video in collaborazione con due grandissime amiche, Elisabetta e Federica del canale Il Goloso Mangiarsano, un canale eccezionale che amo profondamente e che seguo con grande interesse proprio per la valenza delle ricette contenute, che hanno sempre un occhio alla salute, al benessere, ma soprattutto al gusto. Io abbraccio fortissimo Elisabetta e Federica. Io conosco Elisabetta da molto prima di aprire il canale YouTube e le voglio un gran bene e sono contenta di esserci rincontrate qua su YouTube e poter collaborare in queste cose. Abbiamo deciso, pur avendo io il canale di cucina, abbiamo deciso di collaborare insieme scambiandoci dei contenuti diversi. Lei farà un video di cucina in cui vi mostrerà come fare dei biscottini buonissimi da inserire nel contenitore che invece io preparerò. Un contenitore che potrete usare per le feste, i tè, i ricevimenti, per poter mettere le piccole porzioni di biscotti. Pensateli anche come porta patatine per le feste dei vostri bambini, così che non si riempiranno i tovagliolini con le mani e non vi dissemineranno tutte le patatine sul vostro pavimento. Ora basta parlare, mando un grande bacio a Elisabetta, sono curiosissima di vedere la ricetta che ci proporrai oggi e ci spostiamo insieme sul piano da lavoro per andare a vedere come creare i contenitori portabiscotti. Ed ecco l'occorrente per il nostro cestino porta dolcetti. Innanzitutto un piatto di carta, io questi li prendo all'IKEA, ma i piatti di carta li trovate ovunque. Un rocchetto di scotch biadesivo che può essere sostituito con della colla a caldo o con della colla attaccatutto, anche con una cucitrice. Un bulino, un righello, un tappetino millimetrato, meglio questo perché vi servirebbe anche come base morbida su cui passare il bulino per incidere il piatto, un paio di forbici ed un nastrino. Procediamo, prendiamo il nostro piatto, adagiamolo sul... Allora, io userò la matita, ma voi non fatelo, io uso la matita solamente per farvi capire quello che sto facendo, voi invece usate semplicemente il bulino, tanto i segni che farete si vedranno. Allora, prendiamo il nostro piatto e poniamolo al centro di una griglia, io qua ho il tappetino millimetrato, la griglia ci servirà per prendere i punti esatti senza impazzire, diciamo così. Il mio piatto ha una larghezza di 26,5 cm. Allora, io dall'inizio del piatto, che ho poggiato su questa linea iniziale, mi distanzierò da essa scendendo per un po' di centimetri. Penso 6 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al settimo centimetro segnerò un puntino e farò la stessa cosa anche dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Puntino anche di qua. Stessa cosa farò nella parte inferiore. Detto ciò, ritorno in asse, trovo il mio centro che a 26,5 cm sicuramente è 13,250, quindi più o meno qua, e prendo questo come punto di riferimento. Quindi a questo punto sposto il piatto dove voglio, mi metto in un posto che mi viene comodo e poi decido quanto debbano essere alte le spondine che trattengono i biscotti. Più stretta sarà questa parte che sarà appunto il vano in cui verranno accolti, più alte saranno le sponde. Allora io partendo da una, prendo 1, 2, 3, 4, io prendo 4 cm da una parte e 4 cm dall'altra. Come vedete avevo preso 5 ma mi veniva troppo largo. Stessa cosa faccio anche dall'altra parte. Adesso tiro tutte le linee. E dall'altra. Voilà. Adesso ritaglio questa zona che si è creata dalla congiunzione delle linee e questa zona. Faccio prima a farvelo vedere che non a segnarvi i punti. E adesso pieghiamo tutte le nostre linee, 1 e 2.
quindi 1 e 2. Ok? Adesso pieghiamo anche 1 e 2. 1 e 2. È molto simile al cestino che abbiamo fatto per Pasqua, solo che è di una forma diversa e non ha il manico. Quindi adesso entra in ballo il nostro scotch, che io metterò qui, guardate, ve lo segno, a L, e qui. Facciamo la stessa cosa su tutte e quattro le alette. A questo punto, quindi, una volta messo lo scotch su tutti gli angoli, solleviamo la linguetta centrale, solleviamo anche la laterale e facciamole ben bene aderire le une alle altre. Metto in verso di videocamera, ok, qui schiaccio e unisco. E guardate che viene carino il bordo laterale. Adesso mettiamo, sempre con un po' di scotch adesivo del nastro, appiccichiamo dello scotch qui sulle quattro facce e con un nastrino che ci stia bene e lo attacco lì dove ho messo lo scotch, su tutti e quattro i lati. Quindi, e anche qui taglio l'eccesso, perché qui adesso andrò a mettere il fiocchetto. Per questa scatolina facciamo un fiocchetto ancora più lezioso e ci servirà adesso la pinzatrice. Facciamo un occhiello, quindi facciamo una piega e una piega dall'altra parte, così, una piega un po' più grande e un'altra piega dall'altra parte, così, una piega ancora più grande. Sistemiamolo in maniera tale che stia ben bene il nostro fiocchetto, voilà, e con una pinzatrice graffettiamo bene al centro, ok? Adesso prendiamo la nostra scatolina sul davanti, prendiamo un bel pezzo lungo di scotch biadesivo, olè, e bello centrato, appiccicate il vostro fiocchettone. Voilà, guardate che bella scatolina. Adesso cosa dovete comprare insieme ai vostri piattini? Vi consiglio di comprare anche dei tovagliolini in pandan. E voilà, e adesso biscottini come se piovesse. Divertitevi a creare tantissimi scatolini di dimensioni diverse, riempiteli con patatine, con popcorn, con biscottini, con quello che vi pare, e fatemi vedere, se li fate anche voi, con che fantasia li farete. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Che facile, è proprio speedy, uno speedy video anche questo, anche se chiacchiericcio. Il video del goloso mangiar sano lo trovate tra le schede informative e qui giù nel box informazione, in modo che non vi rimanga uno scatolino vuoto. Io spero che questa idea facile facile vi sia piaciuta e vi torni utile per le feste o per i vostri pomeriggi in compagnia degli amici. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto lasciatemi tanti commenti per dirmi cosa ne pensate. Ora basta ascoltarmi, corriamo tutti nel canale Il Goloso Mangiar Sano a vedere la golosissima ricetta che hanno preparato per noi. Rimando un grande bacio ad Elisabetta e Federica, ciao ragazze, e un enorme, enorme, enorme bacio a tutti voi. Vi aspetto sempre sul mio secondo canale, Due Cuore Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, e naturalmente vi aspetto anche su Ombretta, il mio terzo canale. Quindi non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!